Ma perché hai una piccola confezione? Ma non sarò piena? Vabbè, devi perdere peso. Okay. E io sì, non ho bisogno delle diete e posso mangiare le patatine. Ma anch'io! Non ho mai visto una confezione così grande. Oh, è enorme. È gigantesca. Ma inizia chi ha la porzione più piccola, cioè Giulia. Vabbè, so cosa fare. Ecco, la mangerò così. Con la lente ingrandimento. E mi sento un Sherlock Holmes. Attenzione, sto ingannando su un caso di patatine scomparso. Dov'è? Provata, qui, nella bocca. È davvero buona. Mi incuriosisci, non vedo l'ora di provarle. Ok. Beh, visto che ci hai incuriosito, forse condividerai con me? No. Voglio mangiare. Guarda. Avido. Ma vuoi del ketchup? Sì, certo, grazie mille. Grazie, grazie. Non c'è di che. Sì, che scherzo. È vecchio, ma funziona. Vediamo se ci piaceranno le patatine adesso. Vediamo quanto sono buone. Ma perché è così piccante? Piccante? Strano. Non è certo colpa mia. Aiuto! No, per favore! Arrivo subito! Vabbè, guarda, devo salvare l'amico! Come stai? Ti senti meglio? Sì, ma guarda, le patatine sono bruciate e non posso mangiare più nulla! E va bene, perché è il mio turno! Sto qui da tanto tempo! Ma ecco, voglio mangiare le mie patatine gigantesche! Ma sono troppo grandi! Ah, guarda, posso fare delle patatine più piccole. Ecco, ma forse c'è così tante. Ah, funziona. Ecco. No, ma ce n'è tante. Tanta. Allora, condividi. Ah, che bello. Sì, proviamo. Ma io non ho detto che condividerò con voi. Mani. È mio! Ecco, ho fame! Posso uccidere chiunque! Ecco! Dai, finalmente mangio! Oh, ma è così delizioso! Sì, molto! Sì! Perché è buono! E voi guardate e invidiate! Ma forse ne prendiamo un po'? Non succederà nulla! Dove? Ridatemele! Ho un occhio gommoso. Ma non è molto grande. Anch'io ho un occhio. Ma è il mio più grande. Allora il mio sarà gigantesco. Sì, adoro gli occhi gommosi. Che fortunata che sono. Giulia non lo è. Puoi ingoiare questo occhio in un secondo. Ridere, non mica è colpa mia. Ecco, però un occhio così piccolo posso mangiarlo, sì, velocemente. Ma puoi lavorare circa. Grazie. Sì. Guardate, c'è qualcosa qui all'interno. È buono. Se Giulia è finita, allora tocca a me. Peter, ma forse posso dare un morso? Un assaggio? Un morso? Un assaggio? Cos'altro? Preferisco mangiarlo così e guarda. Ma non puoi far questo? Dammi il mio occhio! Perché è tuo? È mio! È solo mio! Chiaro? Oh. Scusa, non volevo! Ma non preoccuparti! So come farmi perdonare! Per vedere che tu lascerò il rovesciamento, ho un cucchiaio solo per te. Grazie. Il cucchiaio è davvero utile. Mi aiuterà, Ok, fatto. Ho quasi finito. Che buona. Vivian, sei rimasto solo tu? Ah, sì,
mangerò questo anche con piacere. Ma guarda cosa sta facendo. Sì, ma... Ragazzi, ma se mi sentite, aiutatemi. Quest'occhio non mi lascia andare. Non preoccuparti, ti aiuteremo. Ah, grazie. Vabbè, mangiamo tutto quanto assieme. Sì, d'accordo. Ma io comunque avrò tanto. Poppy, ma è piccolo. Giura, non preoccuparti. È il tuo destino. Una dimensione normale. E sono felice. Normale? Ma non è un Poppy. Ma cos'è? Un giocattolo per bambini. Volete vedere cos'è un vero Poppy? Eccolo! Questo sì che è un puppet! Ma chi se ne frega delle dimensioni? Qualsiasi puppet può aiutare a superare lo stress! Sì, però le mie dita sono troppo grandi per un bambino del genere! E allora posso ancora giocare con lui! E se metto... Sì, guarda! Sono delle piccole maline e sono molto carine! E guarda, è molto comodo! Sì, guarda, è troppo divertente! In realtà... sono volati via e cosa ci devo fare? Oh, non so. Certo, credo di avere un'idea geniale. Poppy non è solo un giocattolo divertente, ma anche un accessorio molto carino. Comunque, vabbè, non posso giocare con questo. Però posso fare... Sì, guarda che bello. Ah, sì, anch'io. Non pensarci nemmeno, è mia. Ragazzi, dai, basta. Guardate come gioco io. È davvero rilassante. Ma c'è un problema. Ma mi annoio. Bingo. Per evitare che ciò accada, si potrebbe fare qualcosa di più utile con il puppet. Cosa sta facendo? Cosa sta intagliando? È molto semplice. Col puppet posso fare, sì, una custodia per l'iPhone. Che bello! Sì, ed è mia. Sapevo che era un'idea brillante. E io cosa ci faccio? Tu ci hanno fatto qualcosa di divertente con le puppet. E io, guarda, non sto facendo nulla. Ok, posso fare una cosa insolita col puppet. Mi chiedo cosa. Un cappello? Cos'è, una maletta? O una scarpa? No, è sbagliato. Col puppet posso fare una borsetta molto elegante. Cosa hai fatto? Com'è? Fantastico. Dammela. Anch'io la voglio. No, no, è mia. Ragazze. Sì, rilassa. Vediamo cosa ce l'ha. Non ho mai visto una calaca così brutta e grande. Anche il mio è così, ma almeno non è così grande. Ragazze, è chiaro che questa volta sono io quella fortunata. Ma Kenzie è stata la più sfortunata. Dai, vai per prima tu. Perché sei tu quella fortunata. Proviamo. Spero di non vomitare. Non avevo idea che fosse così buona. Credo che la mosca sì. No, vabbè, ciao. Oh, che schifo, vai. Vabbè, ho paura. Spero che lo scorpione non mi mangi. Bella che lei, che buono. Non vedo l'ora di mangiarlo. Sembra che abbia dimenticato la sorpresa all'interno, però, è uno vero scorpione. Kenzie, tocca a te! Ma ok. Il pesce poi non mi farà nulla. Però è disgustoso. Awesome. Avevi ragione. Il lecca-lecca ha un buon sapore. Io ho un'idea. Polly, mentre mangia, guarda, facciamo un gioco. Polly, smetti di dormire. Svegliati, ho detto. Kenzie ha quasi finito.
Ma perché sto perdendo il tempo? Io so cosa posso fare. Aspetta un attimo. Ah, ci fai paura! Così! E ora posso mangiare le calette. Così! Che buona che è! Mi piace! Ancora un po'? Sì! E il pesce? No, speravo che te ne fossi dimenticata! È così disgustoso! E anche... Ah! Che male, ma è vivo! Ah, che ridere! Andy, mangia! Non è affatto divertente! Vabbè, lo mangio! Oh, no, sto male! Perché è troppo disgustoso? Sto male! Dai, devi finirlo! Vabbè, faccio così! Ok, fatto! Era disgustoso, ma ce l'ho fatta! Ah, che male! Stai attenta la prossima volta! Ok, stavolta tocca a me aprire il coperchio per prima. Adoro i Twix! Piace anche a me! Perché è così piccolo? Che sfortunati che sono! Guardate cosa ho io! Questo sì che è una barra di cioccolata! Sarà però... Mangia per prima tu! Ok, va bene! Però spero che sia buona. Ok, ma posso... Ecco, non mangiarlo con le mani perché è troppo difficile, ma così. Che buona che è. Sì. Ok. Non vedo l'ora di mangiare questa enorme barretta di cioccolato. Ma cosa stai facendo? Non è bello. Vabbè, volevo solo dare un morso al mio Twix. Che buono che è. Mi fa venire voglia di mangiarlo tutto quanto. Ehi! Attenzione! Ma cosa stai facendo? Oh, cioccolato! Sono stanca di mangiare. Ma non è possibile! Devi finire la seconda parte. Ci provo. Però conosco modo per mangiare qualcosa velocemente. Oh, non ha funzionato? Ancora un po'. Sì che ha funzionato. Avevo solo bisogno di aiuto. Cosa col collo? Dai, su. Ok, tocca a me mangiare. Ma prima devo fare uno scherzo a Lira. Mi chiedo se sei sempre un vampiro. Già. Ma perché sono marroni? Vabbè, almeno ho rallegrato tutti. E ora posso mangiare. Buono. Adoro il Twix. Non resta che leccarsi le dita. Cosa ci aspetta questa volta? Tutto qui! Cos'è? Ma non è angurie? E io? Sì, ho l'angurie! O meglio, una fetta. Io ho l'anguria intera. Ah, che bello! Vabbè, però Polly, comincia tu per prima. Proprio così. Ho fame! Che buono che è! È così delizioso! Però l'unico problema è dove... cosa è ma... Lira! Wow, Polly, guarda! E all'interno cosa c'è? Un sacco di caramelle colorate! Sì, e sono così buone! Vabbè, qual è il problema? Devo mangiare tutto quanto, così! È buonissimo! E provo... Ma è il cioccolato! Mi piace! Che fortunata che sono stata! Ragazze, sono così piena! Bene, Zara, è arrivato il momento... Sì! Mangio? Beh, non ha affatto un buon sapore! Ma so cosa fare! Posso coltivare... La mia vera e propria anguria. Mia nonna mi ha insegnato a prendere cura delle piante in modo corretto. Ma fai attenzione! Cosa stai facendo? No, ma mi è finito persino in bocca. Ok, bisogna metterlo qui. Vabbè, scusatemi ragazze. Così. Bene. E poi devo annaffiarlo.
E tutto ciò che devo fare è aspettare. No, ma... cosa? Ce l'ho fatta, sì! L'anguria è cresciuta, che bella! E ora posso mangiarla. Finalmente posso gustare un'anguria fresca, dolce e succosa. Zara, ma... come... ma come mangi? Ok, stai facendo un ottimo lavoro comunque, brava. Amo. Io sono un lecca lecca. Non mi piace affatto. Io sono più fortunato. Che bello. Alex, guarda la mia porzione. La tua è maledisce. Wow, non posso crederci. Non ho mai visto così tanti lecca lecca. Cominciamo. Ok. Beh, non mi dispiace. Devo togliere l'involucri. Beh, non è un granché. Non mi arrendo. Smettila di ridere. Oh no, ho rotto il mio lecca lecca. Non pensavo che fosse possibile. L'importante è che il caramello è intatto. Che buono che è. Mi piace. L'hai già finito? Dopo te, Alex. Bello. Devo mangiare. Guardate che bravo che sono. Sì, devo imparare da te. Basta. È ora di giocare in grande. Voglio mangiare tutto. Cosa vuoi fare? Non aver paura. Voglio schiacciare il mio caramello. Funziona. Non è rimasto molto. Che bello. Che forte che sono. Basta, abbiamo paura. Ho finito. Ora dobbiamo versare il caramello qui. Wow, tanto, eh? Che grande idea! Ok, mi servirà un lecca lecca intero. L'ho lasciato qui per un motivo. Posso metterlo qui e mangiarlo. È pratico. Peccato che è finito. Vabbè, devo mangiare le briciole. Non è male. Che delizie. Non voglio fermarmi. Ne hai versato metà oltre la bocca. Mila, tocca a te. Mi serve un aspirapolvere, spegnilo. Scusate. Vabbè, devo togliere la confezione. Wow. Che bella idea. Mi piace. Ora posso mangiare le calecche. Ma come fai a mangiarlo? Incredibile. Ehi! Penso che finirà male. Avevo ragione, Alex. Il lecca lecca mi sono bloccati. Non posso fare nulla. Ti aiuto. Senti forte. Attenzione, fai male. Cos'è quello? È la mascella di Mila. Che incubo. Non c'è problema. L'ho già rimessa. Che colore è questo? Non riesco neanche a vederlo. Sembra un chicco di mais. Hai ragione. Ne ho un po'. Ne ho un odore. Ma avete capito? Wow! Potete fare popcorn. Ma non so come. Ok. Dobbiamo pensare a qualcosa. Ho un'idea. E se lo mangio così? Non ce la faccio. È difficile. Devo pensare. So cosa fare. Mi serve una piastra. Così preparo un popcorn. Com'è? No, ci vuole troppo tempo. Beh, cerchiamo Alex. O dormiamo. Tu hai ragione. È troppo lungo. Ha funzionato. Che bello. Guardate ragazzi. Wow. Brava. Abbiamo creduto in te, Mira. Spero che non sia invano. Sì, è buono. Però te. Mi serve qualcos'altro, per preparare questo. Un faro da stiro va bene. Sono sicura che funzionerà. Il tuo modo non era un granché. Wow, ce l'ho fatta. Veloce. Oh sì, bella sorpresa. Oh no, mi sono bruciato. Oh, caldo. Sei così buffo. Spero che mi aiuta. Fantastico. È molto buono. Faccio preparare tutto questo.
un'idea. Cos'è questo? Una macchina per un corn. Ma non l'avete mai visto? Ti dirò come usare. Per prima cosa, metto qui i chicchi. Wow! Fatto! Per ora, basta. Guardate, funziona! Il mio corno è pronto! Incredibile! Un vero miracolo! Sì, aggiungo altre chicche. Una prossima andrà più piccola. Sì, così va meglio. Oh, che bello! Sono rimasto un po' qui. Chiusa. No, c'è qualcosa che non va con la tua macchina. Ah, che bello! Cosa? Un cancro? Mi spaventa. Non voglio toccarlo. Orribile. Ma ne è solo uno. Guarda quanto ne ho io. Ma non dobbiamo aver paura. Non sono pericolose. Non ne sarei sicuro. Non riesco a immaginare come farò a mangiarli. Mila, comincia tu. Grazie Alex, sei un vero amico. Sai come sostenere in un momento difficile? Ma non è come pensavo. Davvero? Sì, mi piace il sapore. Sono pronta a mangiare tutto quanto. Che buona. Non mi aspettavo una cosa del genere. Onestamente sono sorpresa. Sì, era buona. Mila, dai, laviti i denti. Cosa? Imbarazzante. Vabbè, non siete in colpa, succede. Spero di gestire la mia porzione. Okay. Cominciamo. Da un morso. Strano. Si muove. Ne prendo un altro. Meno male che ho la scelta. Ma prima tolgo il guscio. Julie, non ti riconosco. Cosa stai facendo? Niente di che. Dovevo pulirli. Non è una scusa. Guarda cosa hai fatto. Scusate ragazzi, non era mia intenzione. Vabbè, prova. Hanno ragione. È davvero delizioso. Wow. Ma peccato che non ho la versione più grande. Mi piacciono. Che appetito. Fantastico. Purtroppo Mila non abbiamo nulla. Tocca ad Alex. Mi avete dato un grande esempio. Ora sono pronto a provare. Wow. Delizioso. Possiamo prenderne un po'? No. Avete già mangiato. Almeno un piccolo pezzo. Basta. Ho detto di no. Voglio goderlo. Buono. Vabbè, questo vi basta. Oh, che ridere. Avido. Te lo ricorderemo. Dai ragazzi, stavo scherzando. No. Qui. Ma è vivo. Ma si muove. Ma che ci fai qui? Stai bene? Aiuto, mio morso. Fate qualcosa. Ma non tiramelo. Che dolore! Ecco, te lo sei meritato!